Stasera facciamo una prova con la carne di bisonte di Massimiliano Gatti. Se la cosa ci piace, facciamo un video serio. Però intanto vedremo i risultati stasera. Sono 15 amici, ci sono 4 tagliate e 14 hamburger. Solamente che una mia amica è vegetariana e gli facciamo un'altra cosina. Quindi. Si parte. È 3 kg e boh, è qualcosa. Allora facciamo così, se non c'entra. Questi sono belli, eh? Due, quattro, sei. Qui abbiamo 15 hamburger da 200 grammi per fare di bella hamburger, che ora arriveranno pure i panini. Abbiamo la scamorza affumicata, la provola dolce, l'emmental, la maionese, la salsa barbecue, la salsa burger, ok, niente, e i pomodori, e ora arriva anche l'insalata. Tra pochino iniziamo il massaggio. Allora, questo è il nostro olio di quest'anno, quindi buono. Come ho visto fare con altri video, ora massaggiamo la carne. La carne va massaggiata. E l'ultima carezza. Mezz'ora e poi le mettiamo la nostra piastra, non dentro, sopra la nostra piastra. 2 minuti da una parte, 2 minuti dall'altra parte e poi si mangia. Stiamo preparando fuori, cioè nel senso non in casa, perché sennò
abbiamo paura del fumo. Scaldiamo bene 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 le padelle. Silenzio. Cronometro alla mano. Sì, indiani, indiani. Ma donna che sguardo! Qui. Guarda. Vai. Oh. Io faccio il sacrificio di assaggiarla. Che dolore. T'ho visto che mangia. Lei fa sacrifici, capito? Buona. Allora, un complimento a Massimiliano Gatti. Un complimento al mio amore che l'ha cotta. L'ha cotta. A me che l'ho massaggiata. Alla mia mamma che l'ha tagliata. A tutti noi che la stiamo mangiando. E se il video ti è piaciuto lasciami un like, iscriviti al canale e aziona la campanella. Sweet Tomandesa. Bisonte.